Carissimi amici di Santina, benvenuti qui al carcere di Las Cruces, dove vogliamo impegnarci a aiutare l'infermeria. Vedete, Hospital Regional Cerezo Acapulco. Questo è il piccolo ospedale che serve 1700 uomini qua nel carcere e 72 donne. L'ospedale ha bisogno di essere ristrutturato e allora per il 2023 noi vogliamo qui ristrutturare l'ospedale. Ci occorrono, iniziamo con 5.000 euro. Sono contento di dirvi che è con noi il direttore del carcere, il dottor Abraham, la vice direttrice che è Itzel, l'assistente sociale che è Sonia e ci sono anche Magda e la nostra carissima Dulce. Ora vi vogliamo far vedere di che cosa si tratta. Il primo lavoro è di ricostruire qua tutto il tetto perché dentro piove. Poi ci sono due grandi aree, questa, ma manca quest'area alla mia sinistra da essere rifatta. Venite con noi e vi facciamo vedere. La parte che dobbiamo ristrutturare è questa. Vedete le mura? Vedete le mura? Il direttore è con noi e mi ha fatto vedere prima, Isela anche la Sonia. Vedete qui, queste mura sono da ristrutturare e seguiteci per conoscere le mura. Qui ci sono i diversi ambulatori per i quali vengono qui trattati i prigionieri prima di mandarli all'ospedale. Se riescono poi ritornano nelle loro celle. Venite qui, vedete sopra tutta l'acqua che scende e qui vedete il laboratorio di odontologia. Se si devono curare i denti si viene qui dentro che serve un po' a tutto. Poi venite, guardate qui il muro com'è, qui siamo alla farmacia, poi ci sono degli ambulatori per iniezioni o trattamenti di terapie semplici, ma vedete che gli manca l'aria condizionata che comunque non è importante, ma manca soprattutto quello che è la riparazione del tetto. Venite da questa parte, signor direttore, se puoi venire, Itzel e Sonia. Devo dire grazie al direttore Abraham, a Itzel, che è la vice direttrice, e a Sonia, perché ci hanno dato la possibilità di entrare nel carcere e ci hanno dato la possibilità di essere vicini ai prigionieri. Ieri abbiamo fatto la messa per le prigioniere, solo 72, oggi stiamo andando nell'area maschile dove faremo un'altra celebrazione eucaristica, incontreremo i prigionieri, pensate laddove sono state uccise 26 persone nel 2016, un forte scontro tra i cartelli. Ma il direttore Abraham prima mi faceva vedere che qua, guardate cosa hanno fatto, l'acqua perde, Vittor, seguimi qua. Guardate qua, l'acqua viene, quando piove, viene usata, viene riparata con questo. E anche il pavimento qui, guardate come è tutto da rifare. Qua, come vedete, quando piove mi diceva il direttore che c'è molta acqua e questo è il luogo dove i prigionieri vengono curati. Allora, io vorrei chiedere a voi, in questo tempo di pandemia e di difficoltà economiche, di non guardare solo alle nostre difficoltà economiche che sono gravi, ma di guardare anche quelle degli altri, perché se guardiamo alle difficoltà degli altri, vi garantisco che il Signore ci ridarà 100 volte tanto. Ho bisogno di 5.000 euro, spero che voi me li diate. Do la parola ora al nostro direttore Abra, che vuole dirvi in spagnolo alcune parole. Direttore, muchas gracias por nos dir algunas palabras que nosotros escuchamos con mucho cariño. Bueno, primeramente agradecemos la presencia de usted, de la ingeniera, agradecemos la presencia del Ministerio de Salud. Sí, es muy importante este apoyo que nos va a brindar usted y nos ayudará muchísimo a ver que tenemos esa necesidad que de este hospital, que es la remodelación. Es muy importante para la persona privada de libertad,
Dios quiera que nos ayude, Padre, estamos a la obra. Il direttore mi ha detto che è molto riconoscente a tutti noi perché è un aiuto molto importante che diamo alla salute di 1800 prigionieri. Meno di 100 sono donne, gli altri 1700 sono tutti uomini. Ora do la parola a Itzel che ci vuole anche dire qualcosa e vogliamo sentire proprio anche dalle sue parole quello che chiede a noi. Vogliamo dire algo? Sí, pues reiterando lo que me acaba de comentar el director, muchísimas gracias por visitarnos, esperamos tenerlo por acá mucho más veces. La verdad es que la ayuda que nos está ofreciendo es pues muy valiosa para nosotros, porque como podrá ver, el centro no tiene recurso económico destinado para este tipo de cosas, sin embargo, bueno, dentro de las posibilidades hacemos lo que está en nuestras manos. Sin embargo, pues también para nosotros es mucha prioridad el poderle dar calidad de atención a los PPLs que tenemos aquí adentro, ¿no? Grazie per aiutarmi. Grazie Itzel. Itzel ci dice che lo Stato non sovvenziona le cure mediche qui dentro sufficientemente. Non hanno denari per una rimodellazione, una ristrutturazione di questo piccolo ospedale per 1700 malati, ve lo ripeto, 1700 persone. Ve lo ripeto, una grande quantità di persone. Lei spera che l'anno prossimo possiamo veramente terminare quest'opera e ci ringrazia molto. Chiedo anche a Sonia se vuoi dirci una parola. Sonia la conosciamo da tanto tempo, Sonia con noi ha fatto qua davvero delle belle cose come il refettorio per i malati psichiatrici e come l'asilo nido dove sta Santina. Grazie Sonia. Hola padre, excelente día, pues créame que es muy importante el apoyo de ustedes como fundación, ya que se benefician las personas privadas de la libertad, tanto como del área varonil y femenil, los niños que con sus madres aquí recluidas. De corazón les agradezco, ya que la atención médica es fundamental para cuestiones de recomendaciones de derechos humanos. Eso lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, que son partes fundamentales para una buena reinserción de las personas privadas de su libertad. Les agradezco de corazón el apoyo que han brindado a este Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, que se encuentra ubicado aquí en la colonia Las Cruces, y pues no me queda más que decirle que muchas gracias padres y bienvenido a este centro. Sonia ci raccomanda davvero molto questa opera perché i diritti umani prevedono che la salute delle persone sia fondamentale. Questo tutti noi lo conosciamo, ma qui in Messico purtroppo in questo carcere abbiamo veramente bisogno di voi, quindi per favore aiutateci davvero a fare questo ospedale per il 2023. Sono sicuro che con il vostro aiuto, con il loro aiuto, potremo concluderlo bene. Ora vi diamo a tutti un saluto, grazie per quello che fate.